una proposta di legge da parte del PD regionale che speriamo presto diventi legge, quello per i medici senza fissa dimora, quelli senza fissa dimora, ricordando che purtroppo sono italiani, sono persone che possono essere vicine a noi. Assolutamente sì, sono persone fragili, emarginati dalla nostra società, sono cittadini italiani a livello nazionale quasi 60.000 che non hanno la residenza e quindi non hanno la possibilità né di votare né tantomeno di avere l'assistenza di base, quindi il proprio medico di famiglia. Per qualsiasi necessità, soprattutto in questo periodo pandemico, hanno fatto ricorso ai servizi dei pronto soccorso con una lievitazione dei costi per la nostra collettività, Ecco, c'è poiché una differenza, prestazione in ecco. pronto soccorso costa in media 350 euro, invece un medico di famiglia costa dai 60 agli 80 euro l'anno. Quindi ci sarebbe una riduzione dei costi per la comunità e un maggior servizio verso questi cittadini che sono cittadini italiani che non hanno una residenza. Questa proposta di legge parte dall'Emilia-Romagna, è stata già approvata in Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, anche in Puglia e in altre regioni in discussione. Ci auguriamo in Regione Abruzzo di avere l'approvazione quanto prima in Commissione e poi in Consiglio regionale. Ecco, perché nasce proprio adesso questa idea di presentare questa proposta? Ma nasce soprattutto per la vicenda pandemica, si acutizza con la vicenda pandemica l'assistenza ai senza fissa dimora, ai senza tetto. Solo in Regione Abruzzo avremo qualche migliaio di senza tetto, il comune di Teramo ne ha oltre 150 di senza tetto e senza residenze che non hanno la possibilità di lavorare, che non hanno la possibilità nemmeno di acquistare un cellulare, tantomeno di votare, tantomeno di avere l'assistenza medica di base. Che percorso adesso ci sarà? Ma se il progetto di legge sarà approvato in commissione prima e poi in consiglio regionale, poi si affiderà alla giunta regionale la definizione attraverso un'apposita delibera del percorso che sicuramente si avvarrà dei servizi sociali di ogni singolo comune.